cosa sappiamo di ciò che è successo e della dinamica di questa morte? Le notizie sono quelle che sono apparse sulla stampa: la rottura di un cavo d'ormeggio durante una manovra. Le autorità stanno indagando rispetto alla reale dinamica, ci sono delle procedure precise per quanto riguarda la gestione di queste manovre, quindi credo che la magistratura farà luce rispetto a ciò che non è stato rispettato. Di solito non si dovrebbe stare nelle vicinanze dei cavi, perché queste manovre vengono fatte a volte con i cavi in tensione e il rischio di rottura è enorme, è grande. Quindi rispetto a questo credo che la magistratura farà le proprie valutazioni anche rispetto al cavo e a tutto ciò che è stato messo in campo per la tutela, diciamo, la salute dei lavoratori. Dato di fatto è che nella provincia di Livorno in 2 settimane questo è il secondo morto. Ecco, quindi c'è un tema più generale, quindi non soltanto del singolo episodio, della pericolosità delle manovre di ormeggio e disormeggio, ma secondo voi c'è un tema più ampio di sicurezza nelle operazioni, nel lavoro nei porti, in questa fase maggiore rispetto ad altri? Noi la provincia di Livorno abbiamo avuto purtroppo un triste primato anche negli anni passati di morti sul lavoro. Dalla mia esperienza mi dice che laddove c'è un morto c'è un mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Quindi rispetto a questo credo che vada ampliato tutto l'aspetto che riguarda i controlli, tutto l'aspetto che riguarda le procedure e soprattutto un ruolo maggiore da parte dei lavoratori, perché finché si considera la sicurezza un costo, è normale che certe situazioni purtroppo si continueranno a verificare. Questo è così, anche perché il combinato disposto, non controlli, mancanza di procedure, mancanza di investimenti, è chiaro che porta a una situazione di fragilità rispetto ai lavoratori che operano in situazioni di grave pericolo. Ecco, la situazione in questo momento, la fase di ripartenza in alcuni casi, in alcuni settori, nel mondo del lavoro è stata segnalata come anche una fase in cui il datore di lavoro, l'impresa, diciamo, soprassede un po', si chiede un maggiore sforzo al lavoratore, una sorta di minor attenzione ai temi della sicurezza. È anche questo il caso? Può essere anche questo il caso al porto di Livorno? Ma, allora, nel caso specifico no, perché di solito un marittimo è una persona che dovrebbe essere formata nel dettaglio dei rischi che corre. In linea di principio generale sì, nel senso che, come dicevo prima, un po' le persone, diciamo i lavoratori, si sono trovati in una situazione di fragilità durante la crisi pandemica, quindi la crisi di lavoro, gli ammortizzatori sociali. Alcuni hanno perso il lavoro, quindi si sono dovuti reinventare e inserirsi in nuove attività che spesso non prevedono neanche la formazione dei lavoratori, quindi aumentano di conseguenza i rischi, perché da un lato la precarietà, quindi di fatto i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, da un lato la mancanza di formazione e la mancata spesa in investimenti sulla sicurezza, è chiaro che fa aumentare il numero degli infortuni. Infatti il numero degli infortuni stanno aumentando e sono aumentati anche durante il periodo di pandemia, quindi vuol dire che qualcosa non funziona. Noi si viaggia una media di 2 o 3 morti al giorno sul lavoro, che credo sia inaccettabile. 2 ore di sciopero oggi, la speranza è che davvero qualcosa si muova, il timore è che invece sia rischi di diventare un tragico rito. Sì, allora, tragico rito sì, di fatto lo è già. Noi continuiamo a manifestare il nostro disagio attraverso gli scioperi e le manifestazioni. Ricordo quella che abbiamo fatto nel 2018 a Prato proprio sui temi della sicurezza a livello nazionale, come CGIL e CISL-UIL. Noi continuiamo a denunciare tutta una serie di situazioni, ma qui il problema è più grande, il problema è un problema di diritti dei lavoratori.
dare agibilità agli RLS, dare un ruolo. Gli RLS sono, per chi ci segue, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Anche perché ricordo a tutti che questi lavoratori che dovrebbero controllare la sicurezza delle aziende sono dipendenti, molti di questi purtroppo con l'abolizione dell'articolo 18 non hanno nemmeno più la tutela perché sono nuovi assunti rispetto a quello che era prima l'articolo 18, quindi licenziamento per giusta causa, e più la cosa più grave, hanno solo 40 ore l'anno per poter esercitare la propria funzione, quindi rischia di essere un palliativo, no? Quando si parla di sicurezza, del sistema sicurezza, dei documenti di valutazione dei rischi, del ruolo dei lavoratori, sì, ma se a questi lavoratori si levano diritti, non si danno agibilità, poi è complicato fare il sistema della sicurezza. E questo nelle aziende più grandi e più sindacalizzate, figuriamoci quello che succede nelle piccole realtà, nelle piccole imprese, succedono i fatti come sono avvenuti a Prato e come stanno avvenendo in molte parti d'Italia, specialmente nell'appalto e nel subappalto. Grazie a Fabrizio Zannotti, segretario Camera del Lavoro di Livorno, buon lavoro, ovviamente buona mobilitazione quest'oggi. Sì, grazie a tutti voi.